Stava per recarsi a letto quando, nel maneggiare una bombola GPL di una stufetta a quanto pare malfunzionante, accesa per proteggersi dal primo freddo, è stato investito dal ritorno di fiamma. Rocco Rago, 83 anni, ha intuito subito tutto. In pochi minuti l'incendio si è propagato nella sua abitazione a San Nicola Baronia, divorando ogni cosa. Ha avuto la prontezza nell'allontanarsi dalle fiamme. Lucidissimo, si è subito portato all'esterno lungo via Borgo Principe di Piemonte, dove sono accorsi tutti in suo aiuto. Allertato immediatamente il figlio ed altri familiari, sul posto più squadre dei vigili del fuoco da Grotta Minardi Ariano, i carabinieri di Castelbaronia Ariano Irpino e in prima persona il sindaco Giuseppe Moriello, il quale si è subito attivato in aiuto dell'anziano. Da Castelbaronia, dove si è appena insediato nelle vesti di nuovo parroco, è giunto Don Luigi De Paola per portare subito la solidarietà all'uomo, spaventato dopo l'accaduto ma sempre cosciente e vigile. Il medico di base del paese, Nicola Visco, ha riscontrato solo lievissime scoriazioni alle mani, ma fortunatamente nulla di preoccupante. Abitazione dichiarata inagibile, i caschi rossi hanno estratto dall'interno anche un'altra bombola di gas, un incidente che poteva avere, secondo gli stessi vigili del fuoco, risvolti estremamente gravi, soprattutto se fosse accaduto durante la notte, ma che fortunatamente ha avuto invece un lieto fine.